La parola in greco è di genere neutro e indica unità di essenza e di natura, non solo unità di proposito. Il signor Didat vuole commentare? Quest'uno in greco è hen, H-E-N, hen, uno. La stessa parola hen si trova in Giovanni capitolo 17 quando Gesù si rivolge a Dio Onnipotente e dice: io sono uno con te e tu con me e i discepoli con me, io in te e tu in me, siamo tutti una cosa sola. Hen, è sempre hen, quindi se vuol dire uno nel senso della forma corporea, i discepoli diventano un'unica salsiccia con Dio, o Gesù diventa un'unica salsiccia con Dio, perché nel testo questa parola indica unità assoluta. Come Adamo ed Eva, dice la Bibbia, che saranno un'unica carne, una sola. Nel senso della salsiccia? No, nel senso dell'unico scopo. La stessa parola greca, hen, viene usata per l'unità con tutti gli apostoli, includendo Tommaso e Giuda. Cristo dice, siamo tutti un'unica cosa, io con te, Dio Onnipotente, e tu con me. Sei un'unica cosa con me e io con loro. Di che tipo di unione si tratta? Solo perché la parola greca è hen vuol dire che diventano tutti un'unica salsiccia? Tutti i dodici apostoli, compreso il traditore Giuda, in unione assoluta con Dio e con Gesù? No, qui si tratta di unità di propositi, non di unità corporea, di onnipotenza o d'onniscienza. Una domanda per il dottor Sorosh. Cosa si intende esattamente, secondo lei, con l'affermazione Gesù è il figlio di Dio? Chi pone la domanda scrive, con tutto il rispetto, si intende dire che Gesù è direttamente il figlio di Dio, come io sono figlio di mio padre, o in un altro senso? Può spiegarlo, per favore? Vi prego di ricordare che, come ho già detto, si tratta di un titolo spirituale. Dio non ha mai sposato nessuno. Si tratta di un Dio uno e trino. E vorrei esortarvi a considerare che troviamo la Trinità nominata 113 volte nel Corano. Come dice la Bibbia, dobbiamo amarci gli uni con gli altri. Dobbiamo riconoscere la verità di Dio in Cristo che riconcilia a sé l'uomo tramite il Figlio. Grazie. Signor Didat, può per favore spiegare in che modo Dio potrebbe salvare il mondo? Può per cortesia spiegare in che modo Dio potrebbe salvare il mondo, come dice il Nuovo Testamento, se Gesù non fosse Dio resosi uomo a questo scopo? Permettetemi innanzitutto di correggere il fratello Sorosh sulla frase che ha citato, Bismillah Rahman Rahim. Vedete, Bismillah Rahman Rahim vuol dire nel nome di Allah il benigno, il misericordioso. Allah. Allah, che è benigno e misericordioso, ha altri 99 attributi che definiscono le sue qualità. Non è un elenco di 99 divinità, Allah è uno e ha questi attributi, mentre la formula che definisce il Dio cristiano è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E veniamo ora alla domanda, come può Dio salvare il mondo? Il modo che egli stesso indica è tramite la fede in Dio e le buone opere. Questo ha detto Gesù. In verità vi dico, a meno che la vostra rettitudine non superi quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. A meno che non siate meglio degli ebrei, il regno dei cieli non si aprirà per voi. È questa l'indicazione per la strada da seguire, l'unica strada possibile per ottenere la salvezza. Il signor Didat ha concluso con un commento che contiene un'indicazione molto positiva. Rimanderò ora la palla al dottor Sorosh, chiedendogli di concludere a sua volta con un'indicazione positiva, ma molto brevemente, per favore. Grazie. Once again,
Ancora una volta voglio ricordarvi che Gesù Cristo non ha mai mentito. E ha detto: come Mosè ha sollevato il serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo deve essere sollevato, in modo che chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, perché Dio amava tanto l'uomo da sacrificare il suo figlio unigenito, in modo che chiunque credeva in lui avesse la vita eterna. E quando Abramo si mostrò disposto a sacrificare suo figlio, Dio disse: no, sarò io ad offrire la vittima. Lodiamo il Dio. Stasera possiamo ripetere che in verità Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Uno in tre, tre in uno. Un mistero che né voi né io possiamo capire, ma che possiamo accettare da buoni cristiani. Vi chiedo ancora un momento di silenzio. Più di 1000 persone non sono potute entrare stasera e la polizia è stata costretta ad allontanarle su istruzioni delle autorità per mancanza di posti. La prima volta che ho sentito parlare di un dibattito fra un cristiano e un musulmano, ho pensato che questo fosse impossibile. Ma ora vi chiedo di unirvi a me nel ringraziare entrambi i conferenzieri. Grazie e buonasera a tutti. Thank you and good night. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح It is finding all its facilities still inadequate. The Porbandar Madrasa Trust, a charitable organization, has taken pity on our plight and has set in motion a plan to build a 250,000 rand project in the mosque square next to the Jama Masjid itself. From printing and publishing pamphlets and booklets on Islam, the Islamic Propagation Center has reached the 100,000 target for each of its publications.